La Voce 24 News. Salerno, nascerete, il progetto per i giovani che vogliono migliorare le competenze ed entrare nel mondo del lavoro. Cilento Diano, nel giorno di Pasqua, il direttore sanitario Primo Sergianni ha fatto visita agli ospedali di Polla e di Evoli. Ponte Cagnano, inaugurata l'associazione Il Sorriso di Veronica, per aiutare i piccoli pazienti oncologici. Cava dei Tirreni, taglio del nastro, del nuovo parco urbano La Città Europea. Vallo di Diano, la comunità montana Vallo di Diano e il GAL Vallo di Diano, insieme per la promozione del turismo outdoor, per il miglioramento della rete sentieristica. Satriano di Lucania, la giunta comunale ha approvato l'istituzione di due misure economiche, a sostenere le famiglie e a promuovere la crescita e lo sviluppo della comunità locale. Calabria, il SIB, chiama a rapporto gli operatori del settore balneare, per la manifestazione che si terrà giovedì 11 aprile, alle ore 11, in piazza Santi Apostoli, a Roma. Campania News. Salerno, nascerete, il progetto per i giovani che vogliono migliorare le competenze ed entrare nel mondo del lavoro. Promosso dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto, rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni, punta a costruire un ponte tra questi ultimi e il mondo delle imprese, per accompagnare e orientare i ragazzi verso opportunità lavorative, anche in forma di autoimpiego. Cilento Diano, Salerno. Nel giorno di Pasqua il direttore sanitario Primo Sergianni ha fatto visita agli ospedali di Polla e di Evoli per portare il saluto e gli auguri suoi e della direzione strategica agli ammalati ed a tutto il personale in servizio. Prima tappa a Luigi Curto di Polla. Accompagnato dal direttore sanitario Gerardo Liguori, in attesa dell'arrivo di Luigi Mandia. Successivamente si è recato presso il Maria Santissima Addolorata di Evoli, accolto dal direttore sanitario Nicoletta Vozza che lo ha guidato nella visita. A tutti ha portato gli auguri suoi personali e quelli di tutta la direzione strategica, unitamente al senso della vicinanza dell'azienda. Ponte Cagnano, Salerno. Inaugurata l'associazione Il Sorriso di Veronica, per aiutare i piccoli pazienti oncologici. Il sodalizio, senza scopo di lucro, nasce nel ricordo della piccola Veronica, dalla volontà di mamma Angela Gatto, del fratello Simone Esposito, degli amici di famiglia Giuseppe Vitolo, Angelo ed Amedeo Longobardi, della vicepreside dell'Istituto A. Moscati Maria Grazia De Matteo e dell'infermiere Antonio Pagano. Presente il parroco Don Marco Ventura, il sindaco Lanzara e la comunità. Veronica, scomparsa per una orribile patologia a soli 11 anni, è tornata a vivere in uno spazio accogliente e significativo. Cava dei Tirreni, Salerno. Taglio del nastro, del nuovo parco urbano La Città Europea realizzato sul trincerone ferroviario, alla presenza del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca e del sindaco di Cava, Vincenzo Servalli. Nel nuovo parco, trovano spazio grandi aiuole, giardini, decine di alberi, spazio anche ai cani di piccola taglia nello sguinzagliatoio, aree per il tempo libero, la socializzazione, sport, attività ludiche e un teatro open air. L'amministrazione Servalli, ha affermato il presidente De Luca, sta dimostrando una grande capacità di progettazione e di realizzazione delle opere e quindi di utilizzare i fondi regionali con efficacia. Vallo di Diano, Salerno. La comunità montana Vallo di Diano e il GAL Vallo di Diano, la città del quarto paesaggio, insieme per la promozione del turismo outdoor, per il miglioramento della rete sentieristica e la promozione del turismo outdoor. Presso la sede dell'ente montano a Padula, i rispettivi presidenti, Francesco Cavallone ed Angela D'Alto, hanno siglato un accordo per ottimizzare le risorse e le forze sia in ambito progettuale che lavorativo. La comunità montana avrà il compito della manutenzione e l'installazione della segnaletica, mentre il GAL, attraverso il progetto di cooperazione interterritoriale, fornirà la segnaletica e realizzerà mappe e materiale promozionale. Basilicata News. Satriano di Lucania, Potenza.
La giunta comunale ha approvato l'istituzione di due misure economiche, finanziate con fondi del PIO Val d'Agri, mirate a sostenere le famiglie e a promuovere la crescita e lo sviluppo della comunità locale. La prima misura approvata in giunta è il bonus natalità, un contributo economico di 1000 euro per ogni nato nel biennio 2024-2025. Il secondo bonus residenzialità ha come scopo quello di favorire la crescita demografica nel territorio comunale e di stimolare lo sviluppo socio-economico locale. Aumentare il numero dei residenti, conclude il sindaco, significa anche aumentare la domanda di beni sul territorio e accrescere il numero delle persone che pagano le tasse a Satriano, così da poter offrire maggiori servizi alla cittadinanza. Come amministrazione facciamo il possibile per creare le migliori condizioni perché Satriano sia scelto come luogo dove progettare e realizzare il proprio percorso di vita. Per entrambi i bonus, le modalità operative e i criteri di assegnazione saranno resi noti mediante apposito avviso pubblico. Tutte le informazioni saranno fornite attraverso i canali di comunicazione del Comune di Satriano di Lucania. Calabria News. Calabria. Il SIB, il sindacato di categoria, chiama a rapporto gli operatori del settore per la manifestazione che si terrà giovedì 11 aprile, alle ore 11, in piazza Santi Apostoli, a Roma. Presente anche l'amministrazione di Tortora che aderisce alla protesta. Siamo stati costretti a questa manifestazione, scrivono dal SIB, per la mancata emanazione da parte dello Stato nazionale di un atto normativo chiarificatore sulla durata delle concessioni demaniali marittime vigenti che riguarda decine di migliaia di imprese balneari italiane attualmente operanti. Non si tratta solo di stabilimenti balneari, ma anche di ristoranti, chioschi, campeggi, spiagge eccetera. Tutto ciò che insiste sul demanio sia marittimo che lacuale o fluviale. La voce del meridione. Una voce libera. Informazione libera. Che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube. Resta sempre informato.